È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici ed amiche del Grande Calcio in Ascolto, buona domenica e benvenuti da parte di Mario Castelli allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. È il lunchtime match della 23esima giornata di Serie A Team e oggi l'obiettivo di Verona e Roma è inseguire chi per la salvezza, chi per la Champions League, ma l'unico compito è andare a caccia di chi sta davanti. Nel caso del Verona l'inseguimento è su quel quart'ultimo posto che varrebbe la salvezza, che al momento è occupato dal Crotone. È tutto pronto e allora giù il gettone, fischia Fabbri, può cominciare questo match del Bentegodi. Ancora un derco sinistro, non è passato neanche un minuto, ma la Roma è già in vantaggio. Il gol lampo di Cengiz Under con un gran sinistro da fuori area e allora subito freddato il Verona. La palla dentro di Nainggolan per Dzeko, ancora il bosniaco che prova a girare, palla alta sopra la traversa, ma è una grande Roma in questo primissimo scorcio di partita. Cross dentro del turco, salta Dzeko con i piedi Nicolas. Cross col sinistro di Kolarov per Dzeko che batte con il destro al volo, palla fuori però, dimenticato completamente il bosniaco all'altezza del dischetto. Nainggolan questa volta ci prova il belga, palla che rimbalza velenosamente davanti a Nicolas. La mette giù Petkovic, c'è spazio in mezzo per il Verona, carica il destro Matos. Si gira in mezzo a due, trova il Sharawi. C'è la sovrapposizione di Kolarov che porta via l'uomo. Gran passaggio dentro di El Sharawi per Dzeko. Grande Nicolas a sacrificarsi col corpo sul tiro del bosniaco. Salva la sua porta. Giù il gettone, comincia la ripresa. Palla a cercare Strootman di testa. Era andato vicino a un gol ancora più rapido rispetto a quello di Under. Adesso fermato fallosamente Matos e arriva il cartellino rosso, espulso Pellegrini e questo rischia davvero di cambiare la partita. Romulo prova a resistere col fisico all'attacco di Under, riesce ad andare via, guarda in mezzo Romulo, palla per Petkovic che prova a girare col destro al volo, palla alta sopra la traversa. Non si è coordinato benissimo il giocatore ex Bologna. Attenzione, il rinvio sbagliato di Nicolas, la palla recuperata da Dzeko. Si riscatta Nicolas mettendo una pezza al suo grave errore che aveva regalato il pallone al bosniaco. De Frel verso la porta di Nicolas, pallone dentro per Strootman, da solo contro Nicolas, la palla toccata dal portiere che esce di poco a lato del palo. Grande chance per il 2-0 della Roma. E infatti arriva il triplice fischio di Fabbri. La Roma, dopo 6 partite consecutive senza vittorie, torna a guadagnare i 3 punti.